Buonasera a tutti e ben ritrovati ad una nuova puntata di Velodrome, opinioni a confronto. Ringrazio tutti coloro che ci stanno seguendo in diretta streaming sul sito www.velobike.it e soprattutto anche a chi vedrà la replica disponibile sul nostro canale YouTube. Ancora un successo australiano al Giro d'Italia. Michael Rogers, 34enne della Tinkoff, ha vinto per distacco l'undicesima tappa del Giro, 249 km, ricordiamo, da Colecchio a Savona. Nessuna variazione di rilievo nella generale, con Evans sempre in maglia rosa, ma da sottolineare il fatto che non è partito Michael Matthews, 6 giorni in maglia rosa, ricorderete, a causa di problemi fisici. E durante la tappa, per cadute, si sono ritirati l'australiano Durbridge ed il tedesco Wegmann. Nel corso della frazione, tra gli altri, è caduto anche Diego Lissi, purtroppo, apparso poi un po' sofferente in salita e arrivato staccato al traguardo. Giovedì 22 maggio la corsa rosa prosegue con la dodicesima frazione, una delle più attese. La cronometro dei Vini, 41,9 km da Barbaresco a Barolo, che modificheranno in profondità la classifica generale. E questi temi e soprattutto grandi ospiti anche per questa sera a Velodromo Opinioni a Confronto dopo la pubblicità. Banca Popolare di Laiatico. Pensare globale, agire locale. Banca Popolare di Laiatico. 18 filiali nel cuore della Toscana. Banca Popolare di Laiatico. 6.000 soci, tutti residenti nel territorio. La banca al tuo servizio. La tua banca. Due ruote fanno girare il mondo. Taddeia Santa Croce, rivenditore specialized e Piaggio, offre vendite e assistenza bici da strada e mountain bike, bici elettriche e motocicli. Gira il mondo su due ruote con Taddei. Lokman, tecnologia pura. Ed eccoci tornati in diretta a Velodromo Opinioni a Confronto. Il primo ospite di questa puntata è uno sportivo, un ciclista che conosce molto bene le strade percorse oggi dal Giro. Dovremmo essere già in collegamento con Mirko Celestini. Ciao Mirko, mi senti? Pronto, Federica? Pronto? Sì. Sì, pronti. Ah, ciao Mirko, sei in diretta dallo studio di Velodromo Opinione a Confronto, ti ringrazio per la tua disponibilità e ti metto anche in Ciao. collegamento con il giornalista di Velobike, Marco Francia. Ciao Marco. Enrica, chiedo scusa per il problema, ma si sentiva veramente lontano, poi abbiamo sentito meglio. Saluto anch'io, Celestino, grazie per essere con noi. Grazie a voi, grazie. Ci sento molto, molto lontano la voce comunque. Ah, cercherò di fare forte. Così riuscirei a sentirti. Allora, ecco, cosa vogliamo dire della tappa di oggi? Il tuo commento così, te lo chiedo sulla tappa di oggi, poi magari approfondiamo in base a quello che dici. Ma guarda, io oggi onestamente non sono riuscito a guardare la tappa, sono stato ieri sera alla presentazione, a una piccola presentazione, a una piccola festa lì a Savona, dove sono stato anche premiato con il premio dedicato a Porasso, e niente, è stata una bellissima iniziativa, una bellissima festa e niente, purtroppo ecco, per motivi di lavoro oggi non sono riuscito a vedere la tappa, però mi hanno detto che è stato davvero un bellissimo finale. Sì, è stato un bel finale, anche se forse, diciamo, a parte l'azione di Rogers e quelle di Arredondo, Roland, Zarbini, insomma, c'è stato un pochino di attendismo, giustificato, però possiamo dirlo dalla prima parte di tappa in cui tanti tentativi di fuga hanno portato a un ritmo veramente alto. Quando si fanno tappe così lunghe di 250 km e con le prime 2 ore corse 50 di media, insomma, di sicuro nel finale si paga, vero? Ah sì, questo sicuro, ormai sono state già affrontate parecchie tappe, Roger si sa che è un corridore di esperienza, è un corridore anche molto astuto e agendo così ha avuto la meglio. Si correva dalle altre parti, domani ci sarà un cronometro importante, forse i corridori di punta della classifica sono stati a portare, un altro straniero, un altro australiano, più che Giro d'Italia possiamo chiamarlo Australia. Ai tuoi tempi, insomma, eravamo ai tuoi tempi, 10 anni fa, non sa che tempi lontani, eravamo abituati ai turisti, adesso neanche al Giro non siamo essere. Ma guarda, mi senti? Inizio Siamo. a sentire molto malissimo, eh? Scusami, scusatemi, ma non sento. Io sono fermo, ma non sento più. Parla. Mirko.
Ah, Marco, probabilmente sei tu che non hai linea. Tu, Mirko, mi senti? Io adesso sì, ti sento, ti sento molto lontano, eh. Ti giro la domanda di Marco. Stavo dicendo che questo giro parla decisamente australiano, ma purtroppo parla sempre meno italiano. E diciamo che anche ai tempi nei quali correvi te, che non sono così remoti naturalmente, c'era un predominio, c'era meno un predominio straniero al Giro d'Italia. Ma questo sì, io devo dire che ho corso parecchi anni in squadra con Cade Evans, un ragazzo che appena è arrivato nel mondo delle ruote su strada, l'avevo trovato molto in difficoltà, nel senso che appunto era passato con me al team Saeco, ai tempi di Cipollini, Gilberto Simoni e Savoldelli, e invece strada facendo ha fatto vedere le sue potenzialità, e ancora oggi per strada del Giro sta dando davvero filo da torcere ai giovani e anche agli italiani. Dimmi. No, volevo dire. Reggerà fino alla fine, mi sente adesso, vero? Ah sì, ora ti sento meglio. Sento bene, sì. Ok, ma secondo te reggerà fino alla fine Cadel o qualcuno? Secondo me sì, perché te l'ho detto, ormai anche lui ha la sua età, perciò esperienza e le grandi tappe ne ha fatte, lo conosco abbastanza bene, un corridore che più va avanti più riesce a trovare la sua condizione migliore, perciò gli altri si dovranno davvero veramente impegnare o coalizzarsi per cercare di farlo fuori. Secondo te si coalizzeranno? C'è tanta discussione su questo, su questa eventuale alleanza dei colombiani, secondo te la faranno oppure no? Ma d'altronde il ciclismo anche questo, bisogna, quando si vede la superiorità di un altro atleta, bisogna cercare di metterlo in difficoltà. Coalizzarsi, secondo me, potrebbe essere una mossa giusta. D'altronde vince solo uno e i più furbi porteranno la maglia rosa a casa. Cadel ha fatto la strada contraria rispetto a quello che hai fatto tu, è partito diciamo come biker, è diventato stradista, cioè, diciamo, sei sempre stato abbastanza completo come ciclista, sei dedicato mountain bike, vero? Sì, ho dedicato 13 anni della mia carriera, della mia vita, diciamo, sul ciclismo su strada a livello professionistico. Ho iniziato a correre in bici da 6 anni, comunque ho mollato la bici su strada all'età di 33 anni. Ero ancora giovane, ma non avevo più quegli stimoli vincenti che avevo negli anni passati. Ho preferito cambiare ambiente, cambiare più che altri ambienti, bicicletta. Sono voluto provare la mountain bike, era uno sport che mi piaceva molto praticare d'inverno. E così ho provato, ridendo e scherzando, col passare degli anni sono riuscito a riportarmi a casa due titoli italiani nella categoria Open, cioè la categoria massima, ecco. E poi due medaglie, una d'argento e una di bronzo ai mondiali. Quindi mi sono riscoperto anche un buon biker, ecco. Un buonissimo bike, direi. Oh, abbiamo detto, era sulle tue strade della Remo, e forse quello di non aver vinto la classicissima, un po' il tuo vero della tua carriera. Sì, ho partecipato a 12 Milano-Sanremo, perciò posso essere più soddisfatto. Vedevo questa gara, ammiravo questa gara dalle strade di casa mia e ho realizzato il sogno di passare al professionismo e poter partecipare a questa grande classicissima. E la seconda di essere riuscito ad arrivare parecchie volte lì davanti con i primi e anche essere battuto da un Paolo Bettini in quegli anni di imbattibile, portando a casa un secondo posto che per me ancora oggi vale una vittoria, perché a Milano Sanremo era anche una gara non proprio adatta alle mie caratteristiche, però quel giorno lì sarebbe stato un pochino di più con la Pompeiana, cosa ne pensi? Ma infatti guarda, quando ho saputo dell'inserimento della Pompeiana mi è tornata la voglia, infatti avevo rilasciato qualche intervista, sì, dicendo se qualcuno volesse provare, perché ho detto cavolo, era fatta per me, su misura per me, e poi all'ultimo non l'hanno tolta, perché mi sono messo il cuore in pace. Grazie mille Mirko, ci risentiamo presto a Velodromo in qualsiasi altra sede, grazie ancora e buona serata. Grazie a voi e buon Giro d'Italia, grazie mille, ciao ciao.
e ringraziamo il nostro primo ospite Mirko Celestino per la sua disponibilità e per le sue risposte sicuramente interessanti. E abbiamo un altro ospite pronto per voi, tutto questo dopo la pubblicità. Non è vero che non si può. Alla Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo è possibile avere accesso e possibilità di mutui e finanziamento a privati e imprese. E con noi sarete serviti anche il sabato. Apertura sportelli, infatti, dalle 9 alle 12. Banca di Pisa e Fornacette. 8.000 soci l'hanno già scelta. Ogni corsa è una storia. Ogni corsa è sia sofferenza che celebrazione. Ogni corsa spinge lontano i limiti. T6 migliora la tua performance e lo fa attraverso la ricerca e il crafting made in Italy. Il nostro percorso inizia oggi, insieme. Fattoria Pieve Assalti, il benessere a portata di mano. Vacanze da sogno nel cuore delle colline senesi. Gastronomia, fitness, maneggio e tanta bici tra le Crete e la Via Francigena. www.pieveassalti.it. Bentrovati, ben ritrovati in diretta qui a Velodromo, Opinioni a Confronto. Abbiamo appena avuto ai nostri microfoni un ciclista che sicuramente ci ha dato degli spunti interessanti per quanto riguarda la riflessione a proposito di questo Giro d'Italia, ossia Mirko Celestino. Con lui abbiamo parlato di questo stradominio degli australiani. Lui conosce e ha corso direttamente con l'attuale maglia rosa, Cadel Evans, e poi abbiamo parlato di quella che è stata la sua carriera che appunto che ha visto un ciclismo di grandi protagonisti, non ultimo Bettini. Adesso l'ospite con il quale andiamo a collegarci telefonicamente adesso è uno dei primi corridori calabresi a pedalare in gruppo, ossia Michele Coppolillo. Lo intervisterà naturalmente Marco Francia di Velobike. E appena la regia mi dà l'ok per quanto riguarda il collegamento telefonico, ancora non siamo pronti. E ricordiamo quella che sarà la tappa di domani, ossia la 12ª frazione del Giro d'Italia, una frazione molto interessante, un cronometro che potremmo definire dei vini, 41 km e 900 da Barbaresco a Barolo, che modificheranno sicuramente la classifica generale. Mi dicono che abbiamo finalmente in collegamento il nostro ospite. Ciao Michele, mi senti? Federica, ci sei? Ti senti? Io ci sono. Ciao Marco, non sento però Michele. Pronto? Mi senti? Ok, sì, perfetto. Ciao. Vi sento un po' male. Mi senti a me, Michele? Mi senti bene? Okay. Allora siamo a posto, che anch'io sentivo lo studio un po' lontano, abbiamo qualche piccolo problema sulla linea. Bravo. Ma adesso dovremmo averli risolti. Va bene. Michele, allora intanto grazie mille per aver accettato di partecipare a Velotron, è un piacere averti ospite. Grazie a voi di avermi invitato e buonasera agli ascoltatori, grazie. Allora Michele, hai visto la tappa di oggi? Sì, ho visto la tappa di oggi, ho visto un po' il finale perché all'inizio non l'ho visto, però gli ultimi 20 km ho visti tutti. Cosa te ne pensi? Insomma, c'è Rogers che è attaccato in maniera decisa e poi è andato a conquistare la tappa? Ma sicuramente... a guardare. Sì, beh, insomma, hanno controllato, c'era una fuga, dopo c'era l'ultima salita, dopo in contropiede Rogers è andato via, il finale era anche vantaggioso, il fatto che era un po' in discesa, curve contro curve, vabbè, poi dopo Rogers, voglio dire, un passistone, non ha avuto nessun problema. Di dietro magari hanno aspettato un attimino, però insomma ha vinto uno che insomma sul passo sa la sua. Sì, assolutamente. Rogers, ho visto i big che si guardavano un po', secondo te ci sono stati un po' a guardarsi perché 250 km nelle gambe si fanno sentire e perché domani c'è il cronometro? Ma sicuramente la squadra di Evans non aveva nessun interesse ad andare a chiudere, poi come tu hai detto prima, una gara lunga, le squadre erano un po' frammentate, non c'erano delle squadre unite, Rogers ha avuto la meglio, poi sai, basta un attimo che si guardano, vai tu, vado io, questo ha preso 40 secondi, dopo di chiudere praticamente è stato impossibile, perché poi dopo anche il finale, curve contro curve, entri in città, organizzarsi non è facile. Ho chiesto prima anche a Mirko Celestino, che è stato l'ospite che ti ha preceduto, sì. E su 11 tappe, 9 le hanno vinte gli stranieri, qualsiasi maglia, rossa, azzurra, rosa, sì. Ci sono stati sempre gli stranieri, come mai? Ma come mai? Il problema non è come mai, purtroppo c'è un vincolo che riguarda il Pro Tour, dove purtroppo vengono invitate le prime
di 17 squadre di diritto, e noi purtroppo abbiamo soltanto due squadre di diritto, poi vabbè abbiamo altre due o tre squadre italiane, perciò di fatto sono più stranieri che italiani. Poi dopo noi a livello internazionale purtroppo, avendo soltanto due squadre per Pro Tour, siamo un attimino limitati nelle gare tra virgolette che contano, è tutto qui, non c'è altro. Diciamo che rispetto anche rispetto a 15 anni fa, almeno quando correvi tu, sì, 20 anni fa, ci sono sicuramente più squadre straniere, il ciclismo, sì, si è sicuramente globalizzato, questo sicuramente pesa. Sì, si è globalizzato, però a scapito, perché poi alla fine sai, chi tipo, io prendo magari, non so, ci sono delle squadre tipo olandesi, belgi, che vengono al giro, però magari non con la determinazione che può avere magari una squadra italiana che magari non partecipa, e loro sono qui a venire, e come magari succedeva anche nei tempi dove, non so, venivano delle squadre straniere, però eravamo più, diciamo che l'italiano è più motivato al giro, perciò alla fine le squadre italiane, noi eravamo in tanti, non eravamo vincolati da questo Pro Tour, però alla fine per l'italiano diciamo che il giro è l'obiettivo più principale, purtroppo con queste regole si ha qualche problema, è tutto qui, non c'è altro. Ma secondo te il giro, un giro senza italiani o comunque con gli italiani ridotti al ruolo di comprimari, può continuare a esistere oppure rischia di cadere un po', diciamo, in secondo piano? Perché te lo chiedo perché nei media, soprattutto in quelli mainstream, del giro se ne parla poco. Ma purtroppo, ripeto, il regolamento del Pro Tour a mio avviso insomma penalizza il fatto, è ovvio che il ciclismo è globalizzato, però dopo di fatto diciamo che una squadrina media italiana non ha la possibilità di fare il giro, magari di fare anche le grandi classiche, poi questo va anche a scapito dei risultati, tipo anche le prove di Coppa del Mondo di una volta, diciamo la Liegi, Lombardia, Sanremo, mm-hmm, diciamo le Fiandre, Roubaix, purtroppo noi siamo limitati nel parteciparvi, e di questo purtroppo il livello cala, perché se tu non fai le gare ad alto livello, diciamo che l'asticina non la alzi, è tutto qui, non c'è. Io purtroppo questo Pro Tour, che si dica, l'eccellenza, però secondo me viene un po' a scapito delle squadre, tra virgolette, un po' più piccole. Assolutamente, Evans in testa alla classifica, domani nella cronometro potrebbe aumentare il vantaggio sui rivali, secondo te il favorito, e chi più degli altri, chi degli altri può più dargli fastidio? Quintana, Uran, Portovivo, Aru? Ma sicuramente io penso che cade l'Evans per quanto riguarda la cronometro, magari domani potrà un attimino guadagnare, però io insomma il giro lo vedo più a favore dei Quintana e degli Uran, anche del Portovivo stesso, anche Aru stesso, perché poi alla fine si fa lo Zoncolà, si fa lo Stelvio, dove insomma a mio parere penso che cade l'Evans lì un po', voglio dire, accuserà, però sì, sicuramente è uno che ha già vinto un tour, un mondiale, insomma tutte le carte regole, però per quanto mi riguarda penso che Quintana, insomma, se rispetti il tour dell'anno scorso e la condizione che ha, fa tutto strada a suo favore, perché ci sono veramente degli arrivi impegnativi, e dove penso che cade l'Evans un pochino accuserà, però è un lottatore, a prescindere i 37 anni, però sicuramente sarà uno che non mollerà. Assolutamente, assolutamente, cadere un duro non mollerà di sicuro. Michele, io ti ringrazio per la tua disponibilità, grazie per aver partecipato a Velodromo Opinione e Confronto, speriamo di risentirti presto. Bene, un grazie a voi e a risentirci. Arrivederci. Grazie, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao. E ringraziamo anche il nostro secondo ospite, Michele Coppolillo, e diamo la linea alla regia per la pubblicità. Carrozzeria Cascinese, gestione sinistri con assistenza legale, auto di cortesia, restauro auto d'epoca, tagliandi, officina meccanica e servizio pneumatici di tutte le marche. Noleggio furgoni ATP e auto anche per cerimonie. Carrozzeria Cascinese, la tua carrozzeria di fiducia. Via Piemonte 4, Cascina Pisa. Telefono 050 70 14 12. www.carrozzeriacascinese.it. IncoSpor, integratori per lo sport. Garanzia, trasparenza, massima qualità al miglior prezzo. Prova la differenza. In vendita nelle farmacie e nei migliori negozi di ciclo. Visita il sito www.incospor.it. IncoSpor, qualità tedesca, passione italiana. Un paio di magliette, infradito e un pareo. Il posto giusto delle vacanze, della mia bici.
Bentornati in diretta a Velodromo, opinioni a confronto. Ringrazio ancora Michele Coppolillo per la sua disponibilità e cortesia a rispondere alle nostre domande. Naturalmente cercheremo di ricontattarlo anche al più presto per le prossime puntate. Siamo adesso collegati con Marco Gaviglio, che ha seguito la tappa per Velobike direttamente da Savona, e per sapere qualcosa di più dal vivo sulla corsa. Ciao Marco! Ciao Federica, buonasera a tutti, ciao! E dovrebbe essere anche già in collegamento con noi Marco Francia, che naturalmente ti porrà le domande a proposito della tappa di oggi. Ciao Marco. Sì, ci sono. Sì. Ciao a Marco Gaviglio, siamo due Marco, insomma, ci chiamiamo Marco tutti e due. Allora, oggi sei lì a Savona all'arrivo, le dichiarazioni del vincitore di tappa della Rosa, sei riuscito a raccoglierle? Sì, ciao Marco, guarda, in estate Evans ha detto qualcosa di interessante in conferenza stampa, al di là delle dichiarazioni di pragmatica sulla maglia rosa. Ad esempio, quando gli è stato chiesto chi teme di più, la domanda era tra Uran e Quintana, lui ha risposto Maika. E quindi io questo lo terrei in conto. Però, assolutamente. E in secondo luogo ha detto Uran, ha detto che vede che sta correndo molto bene Uran, non ha citato Quintana. Quindi confermando un po' una sensazione che stiamo cominciando ad avere in tanti, secondo me, sul fatto che forse il vero colombiano è Uran, e che anche questo Maika corre molto bene e oggi si è visto un'ottima squadra a disposizione. Eh sì, è una bella squadra a disposizione, anche Uran è una squadra di buonissimo livello, ci sono Perth, ci sono... assolutamente, una squadra, è la prima volta che l'Omega Pharma porta una squadra con degli scalatori, e infatti lo stesso De Gente che è fuori classifica, comunque è un corridore da tenere d'occhio magari anche domani, ma poi appunto Brambilla e Perth, che è assolutamente un gregario quasi all'altezza dei capitani in salita. Tra i compagni di Maika, che giustamente Evans non sottovaluta, ricordiamolo l'anno scorso, autore di una bella lotta con Betancourt per la conquista della maglia bianca, c'è anche Rogers, che è il vincitore di tappa. Cosa ha detto Rogers? Ma Rogers chiaramente ha detto che la vittoria di oggi è una grande rivincita rispetto a quello che gli è successo quest'autunno. Voi sapete la vicenda del Club Buterol, inizialmente era stato squalificato per questa positività alla Japan Cup, e poi a differenza del suo capitano Contador, implicato in vicende molto simili, lui è riuscito ad essere scagionato. Infatti gli è stato anche chiesto un confronto fra la sua vicenda e quella di Contador, lui ha detto che sono casi da un certo punto di vista simili, ma dall'altra completamente diversi. Non è entrato molto nel merito, ma ha fatto capire che ogni caso è a sé. Lui ha detto: spero che il mio caso possa essere d'aiuto per chi in futuro dovesse trovarsi in una situazione simile, ma comunque ne dubito, perché davvero ogni caso viene trattato a sé. Ha lasciato intendere di aver speso tantissimo gli avvocati, di aver fatto una durissima battaglia legale, ma alla fine è riuscito a far valere le sue ragioni. E comunque è assolutamente, proprio mentalmente molto fresco, forse da questo punto di vista l'assenza può anche avergli fatto bene. Lui ha detto che comunque è sempre rimasto mentalizzato sull'agonismo, ha fatto vita da corridore in tutti questi mesi, e il Giro d'Italia era comunque nei programmi fin da inizio stagione, a prescindere da come poi è andata. Ah, ok, questa è una cosa che sembrava che fosse venuta all'ultimo secondo per sostituire qualcun altro, invece era tutto in sospeso per, chiaramente, per la sua situazione, però comunque era nei programmi, ha detto. Sì, sì. Ok, senti Marco, ti dico di rimanere in linea con noi, sì. La linea Federica per l'ultima risposta, e poi facciamo una breve preview sulla tappa di domani, anche perché ci sono delle news importanti da Savona. Esatto. Certo, Federica, sì, prima di saperne di più su quella che sarà la tappa di domani, e quindi avere quelle sono le opinioni di Marco Francia e Marco Gaviglio, do la linea alla regia per l'ultima serie di spot. CZ Sport presenta la calza brevettata Compression Zone. Sforzi importanti richiedono tempi di recupero lunghi. Le calze Compression Zone permettono un più veloce recupero, come dimostrato da studi medici pubblicati effettuati su atleti di varie discipline. Un'interessante novità per l'estate è il calzino corto per il ciclismo su strada. Per maggiori informazioni visita il sito www.compressionzone.com. Lucarelli Piante, allestimento giardini, vendita piante ornamentali e da frutto. Lucarelli Piante è a Perignano in via Livornese Ovest 17. Realizza il tuo sogno verde. www.lucarellipiante.it. Ristorante Pizzeria Antico Masetto, il ristorante di tutti gli sportivi. Ristorante Antico Masetto, a Lamporecchio, ai piedi del mitico San Baronto. Tutti i giorni, escluso il giovedì, sono buoni per gustare le specialità di carne e di pesce. Antico Masetto, telefono 0573 82 118. Ed eccoci tornati in diretta qui a Velodromo, opinione a confronto, con la nostra volata finale con Marco Francia e Marco Gaviglio, per saperne di più su quella che sarà la tappa di domani, la dodicesima. Ciao Marco!
Ciao, tappa di domani, la 12ª, è una cronometro, diciamo l'unica vera cronometro del giro, perché la prima era una cronosquadre, l'ultima sarà la cronoscalate, la crono dei Vigili, da Barbarese Barolo, 41 km, non facilissimi, non proprio tutti, si partirà con la salita, lunga 12 km, valevole come GPM, quarta categoria, una discesa nel primo tratto tecnica e poi dei lunghi rettili finei che dovrebbero favorire gli specialisti, anche specialisti, perché ce ne siano tantissimo. Tra poco arriverà qualcosa di interessante su uno dei pochi studenti. Poi nel finale un'altra piccola salita, una discesa molto ripida e il finale ancora leggermente all'insù. Marco, purtroppo so che hai delle notizie importanti da darci da Savona. Sì, e purtroppo non sono buone perché riguardano Adriano Malori, che era da considerarsi come uno dei principali favoriti di domani, nonché unica speranza italiana di fare bene nella cronometro. Ebbene, Adriano è arrivato in grande ritardo e questo non vuol dire, perché non cura la classifica, però è arrivato molto malconcio, era praticamente una maschera di fango, maglietta lacera, era nelle stesse condizioni di Sørensen, quindi probabilmente i due sono caduti nello stesso tratto, sembra quasi siano finiti in un fosso, ora non saprei dire bene. Ti dico, io penso che ripartirà senza problemi, però le botte potrebbero farsi sentire e proprio la vigilia della tappa per lui più importante è veramente un peccato. Sì, anche Adriano ha scritto su Facebook oggi giornata carica di emozioni positive e negative, vorrei ringraziare tutta la gente, bla bla bla, poi mi sono letteralmente distrutto cadendo nella discesa del passo 100 croci e questo mi elimina dalla lotta per la crono di domani. Ecco, purtroppo quindi, insomma, allora avevamo visto giusto, purtroppo. Esatto. Ecco, su domani, ecco, Evans l'ha definita come una crono non per specialisti, una crono adatta agli scalatori che sanno spingere in pianura. Questo quindi a lui. Quindi a lui. Infatti lui ha detto, io spero di recuperare, non ha quantificato quanto pensa o spera di guadagnare, ha fatto capire almeno un minutino. E secondo me sarà anche interessante domani vedere come si comporteranno alcuni gregari dei vari capitani, perché non ci sono grandi specialisti. A me l'unico nome che viene in mente sarebbe quello di Hepburn, della Orica, ma bisogna vedere come sta. Oggi si è ritirato da Arbridge, che era un altro papabile. Un altro nome possibile è quello di Ludvigsson, svedese della Giant Shimano, che stagione ha già vinto a cronometro. Certo, è un po' incognita vederlo su queste distanze. Altrimenti mi sono segnato una serie di nomi di compagni di squadra dei pretendenti alla maglia rosa, che potrebbero ad esempio fare la crono tutta anche per dare i tempi ai compagni. E mi vengono in mente Buchwalter e Hermas della BNC, Castroviejo e Amador della Movistar per Quintana, e lo stesso De Gendt che avevo già citato prima per Uran, anche perché De Gendt oggi è arrivato tra gli ultimi, evidentemente si è tenuto e domani secondo me punta a fare una gran crono. Tra gli uomini di classifica, più ancora di Evans, vedo bene Kelderman e Monfort, che nessuno cita, ma è venuto al giro per curare la classifica e domani è il suo giorno. Sono tutti nomi assolutamente papabili quelli che hai fatto, in particolare Kelderman e Monfort in ottica generale, soprattutto il giovane olandese, sono molto interessanti. Ancora non sono uscite le quote, staremo a vederle, sicuramente troverete gli aggiornamenti questa sera su velobike.it. Grazie Marco per il tuo collegamento preziosissimo da Savona. Ciao a tutti, vi ricordo solo una cosa, che tra questa sera e domani pubblicheremo sul sito anche una fotogallery di Stefano Crosa, che era il nostro fotografo oggi a Savona per Photovision e per Velobike, quindi troverete tutte le immagini in esclusiva sul nostro sito. Molto bene, grazie della news, un saluto a Marco Gaviglio e anche a Marco Francia. Ciao Marco, ci sentiremo naturalmente nelle prossime sere. E un saluto quindi anche a tutti gli amici di Velodrom che ci hanno seguito in diretta streaming sul sito www.velobike.it, tutti i giorni news a proposito del Giro d'Italia, anche una fotogallery sulla tappa di quest'oggi. Naturalmente l'appuntamento è rinnovato a domani alle ore 19:30. Grazie e buona serata.